Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 su Yokai Watch 3. Andiamo a fare una delle ultime missioni che farò prima di affrontare il boss, o meglio, prima di caricare il video dove affronto il boss della Torre Zen. E quindi poi finire completamente il let's play, perché quello, come ho detto, sarà l'ultimo episodio che caricherò di questa serie. Ma concentriamoci su questa missione intanto. Però prima devo farvi vedere come si attiva. Una volta sconfitto il Papa Padrino nella piramide di Perdu, basta andare nella nostra casa in Giappone, uscire fuori e arriveranno Blatter e Sally. Abbiamo Blatter e Sally a casa nostra, attenzione! Cioè meglio, loro vengono a casa nostra e poi ci dicono vieni a Parco Triangolo, così ti parliamo di questo ultimo Y-Files. Questo è l'ultimo caso degli Y-Files. Ehi, sei venuto? Ottimo! Di che volevate parlarmi? Un caso importante. Ecco, da quell'incidente anche noi riusciamo a vederli. Già, parlo di quegli esseri misteriosi che sono causa di tanti misteri. Yokai, giusto? Oh cielo, questo vuol dire che riescono a vedere anche noi? Esatto. Non riesco più a guardarti attraverso, sei chiaro come il sole. Crediamo che la colpa sia dell'incidente a New Yokai City. Ora che riesco a vedervi mi tocca abbandonare il mio scetticismo. Ma gli altri agenti sono all'oscuro di tutta questa faccenda e ci guardano con sospetto. Ogni volta che parliamo di Yokai pensano che ci manchi qualche rotella. Quindi vogliamo che voi ci aiutiate nella nostra prossima indagine. Che ne pensate? Aiutare degli agenti dell'FBI in un'indagine? Farò un figurone nel mio curriculum. Ma scusami, voi lavorate per l'FBI, diciamo, e quindi credete agli alieni, ma non credete agli yokai? Dai. Blatter e Sally sono arrivati a Valdoro, ora possono vedere gli yokai. Sono qui per indagare sulla famiglia. Quindi sì, grazie mille! Allora, su cosa state indagando? Beh, vedi, lamenti dietro l'incidente dell'UFO. Il Papa Pagiuino ha un segreto. Di quale segreto si tratta? Il segreto del Papa Pagiuino? C'è da ammettere che non sappiamo molto su di lui. Beh, l'abbiamo incontrato anche in Blaster Sti. Quello che abbiamo scoperto è che i leader della Fafa Famiglia sono ancora in attività. Abbiamo ottenuto 4 informazioni essenziali. Il creatore di illusioni è tornato nel suo mondo. Oh cavolo, chi era il creatore di illusioni? Il cattivo maestro impartisce lezioni notturne alla scuola elementare. Un batterista leggendario è diventato uno yokai d'élite in una certa villa. Un robot nero puro sta lavorando nella sua ditta d'origine. Robonian 28? No, Robonian 33? È quello più forte? Abbiamo dato subito il via alle indagini, ma non possiamo raggiungerli da soli. Ed è qui che entrate in scena voi. Ci darete una mano? Sono molto curioso, non posso negarlo. Ti va di aiutarli? Uno yokai d'elite batterista è diventato una specie di una specie... Com'è che era scritto? Uno yokai d'elite in una villa. Beh, la prima cosa che mi viene in mente è la villa del signor Di Pietro a Col di Brezza. Mi sa di sì, perché qua il signor Di Pietro non ci è. Cioè, c'è il signor Di Pietro ma non c'è lo yokai. Vedo una luce nei tuoi occhi, non perdere mai l'entusiasmo. Ma signora, perché lei non mi dà la chiave che suo marito teneva nascosta da qualche parte? Allora, riproviamo a fare una cosa. Andiamo a New Yokai City e vediamo se effettivamente il batterista è diventato batterista nella casa di Emma. Dovrebbe essere a Villa Emma. Le uniche ville che conosco sono queste. No, non è. Ok, andiamo a fare prima il robot, no? Qui, a quartier generale Yopol. Eccolo! Il Nobot! È il Nobot uno di quelli, quindi. Tu sei il robot nero puro della famiglia, esatto? Sappiamo che sei tornato al tuo vecchio lavoro. Un attimo, quindi Nobot lavorava qui prima di unirsi alla famiglia? Sì, e quindi? Vorremmo sapere perché ti sei unito alla famiglia.
Va bene. A quartier generale Yappol mi tenevano chiuso in uno stanzino buio. Un giorno apparve la Fafa famiglia. Mi portarono alla torre Papa Pajin e mi rimodellarono. Quindi eri stato abbandonato, ma loro ti hanno portato a casa e ti hanno riparato. Guardate questi perdenti alla Yappol, tutti sorrisi e niente divertimento. Mi mandano in cortocircuito. Con questa faccia comunque non mi parla nessuno. Anche il pony è scappato via. Un pony? Quindi ho deciso di fare un intervento per avere un sorriso costante. Maledizione! Ma il signor Jones mi ha detto che l'intervento costa $1000. E io guadagno $1 al giorno, quindi dovrò lavorare per 1000 giorni. E allora? Sono un robot, quindi i miei calcoli sono accuratissimi. Okay. 1000 giorni, buona fortuna. Cioè, ragazzi, lavorare tutto quanto ci vorranno 3 anni? Se sorridessi sempre, forse quel pony mi lascerebbe montargli in sella. Ho anche fatto pratica con le battute, volete sentirne una? Ma certo! Non credevo che un robot potesse essere così loquace. No, bot, grazie per aver parlato con noi. Ma come, ve ne andate già? Non che mi interessi, sono un robot, quindi... Ci becchiamo in giro. Cosa? Diventerai miglior yokai? Migliori amici, ok. No, ok, dunque, detto che posso teletrasportarmi, andrei alla torre Papa Patrio. Non è una villa, non c'è una villa, però potrebbe esserci al suo interno una villa. Proviamo un po' i piani onirici. Beh, c'è la villa della residenza nocciola. Potrebbe essere quella. Oh, attenzione! E invece c'è qui! Comandi! Bakedon, lui è senza ombra di dubbio uno yokai di prima classe. Sembra... Ok, quindi... Devo affrontarlo? No! Siete il batterista leggendario della Fafa famiglia, vero? Batterista leggendario, mi piace! Potrei farmi chiamare così! Benissimo, ma ci sai dire qualcosa sulla Fafa famiglia? Nessun problema, vi dirò tutto quello che so. Però vi dico subito che non so granché, io sono qui solo per suonare. L'unico membro della Fafa famiglia che conosco davvero è John. Aspetta, non mi pare che ci fosse un John nella Fafa famiglia. Oh, John è il mio mignolo che uso io per Mr. Kie, siamo migliori amici. Un duo da incubo. Allora perché avete deciso di unirvi alla Fafa famiglia? Però comunque sia, Mr. Kie è un riferimento all'agente X in Resident Evil 2. Perché? È ovvio, no? Per il capo. Boomba Crash! Lui ci disse, coroniamo insieme i nostri sogni. Ovviamente non ci pensai due volte. Io sogno molto in grande. Badum! Il mio sogno è, rullo di tamburi, mostrerà a tutti la magia delle percussioni. Beh, la batteria è uno strumento molto bello. John non aveva un sogno. Forse non l'ha mai avuto. Ma ascoltando il capo parlare dei suoi sogni, ha cominciato ad avere un sogno anche lui, il sogno del capo. Oh, ecco perché era così determinato ad aiutare il capo con il suo sogno. Sapete, siamo in debito col capo, lui ci ha mostrato il valore dei sogni. Una vita senza sogni è come un batterista senza senso di ritmo. Oh, anche la sua famiglia sui momenti di tenerezza. John. Beh, ora però non ho idea di dove sia questo John. Andiamo alla scuola elementare intanto. Quindi mi toccherà perlustrare un pochino tutta quanta l'area. Più o meno. Oppure vado direttamente in cima al tetto. Eccolo! Flaudemone! Faceva parte della Fafa famiglia allora. Il cane mi ha mangiato i compiti, ma che è sta scusa? Ragazzi, quella del cane che mangia i compiti dovete registrarla col cellulare, perché sennò non ci crede mai, nessuno mai. Però è talmente stupida che potrebbe essere plausibile. Però quel piano che suona, no? Tu sei il cattivo maestro della Fafa famiglia, vero? Oh sì, siete qui anche voi per la lezione? Oh, a dire il vero no! Volevamo solo farti una domanda. Ne ho sputato di impossibile.
Puoi darci informazioni sulla famiglia? Oh, che domanda interessante! Dovete sapere che il carissimo Malo e io siamo stati creati dal capo in persona. Beh, il capo non parlava mai di sé, quindi le mie sono solo congetture. È possibile che siamo il frutto del suo spirito bambino e del suo spirito adulto. Interessante. Che ci sai dire sugli altri membri della famiglia? Dunque, vediamo. Bucketon era un bricconcello, ma in fondo era un bravo ragazzo. Mr. Key era scorbutico, ma anche lui era di buon cuore e si prendeva cura di noi. Infine c'era Nobot, un bravo ragazzo pure lui, spoccato ma sempre disponibile. Quindi, per riassumere, erano tutti dei bravi ragazzi. Ma certamente! Perché, vedete, il maestro conosce soltanto bravi ragazzi. Ok, quindi... immagino che persino il papà padrino non fosse completamente malvagio. Bravo, ti meriti un 10 lore! Grazie. Oh, ragazzi, non mi ricordo dove era l'ultimo. Non ricordo qual era l'ultimo personaggio. È Mr. Key, certo. Ma non ricordo dove si trova. Ok, chi era l'ultimo? Il creatore di illusioni. Se sono boss che abbiamo già affrontato, basterà andare nel mondo delle illusioni. È tornato nel suo mondo. Bene, parliamo allora con il Luguro. Credo che vada bene che io stia con Nathan, non credo importi essere con lo Yoka, con un personaggio particolare. Cerchiamolo allora, dovrebbe essere da queste parti. Non ho voglia di scontrarmi, grazie. No, forse che sia al concerto delle vicine... cioè al concerto, lì dove si esibiscono le vicine Armionia. Magari sta qua dentro. Non credo però. Ciao. Sei tu il creatore di illusioni della famiglia? Che ci fate qui? Le uniche informazioni rilevanti in questo momento sono quelle che ci darai tu. Informazioni? Non stai correndo troppo? A pensarci bene, prosegui pure, potrebbe essere divertente. Ok. Bene, ci puoi dire qualcosa sulla famiglia? Oh, sei un tipetto curioso. Beh, immagino di sì. Dunque, io ero l'ultimo arrivato nella famiglia. E sapete cosa? Mi facevano sgobbare. La M piccola. Quel Bucketon pretendeva che gli creassi un regno delle illusioni. Che è sfacciato. Era un'eterna frustrazione. Non creo regni delle illusioni su richiesta, capite? Preferisco intrufolarmi nella mente delle persone e nutrirmi di ciò che trovo. Sei tipo un drowsy che usa mangiasogni. Capisco, non deve essere stato piacevole per te. Questo posto è alquanto bizzarro, non vi pare? A chi apparterrà questa illusione? È la dolce illusione di un bambino, naturalmente. Sa di gelato. E soprattutto non c'è Bucketon. Ok. Oh, quanto mi piacerebbe dare un'occhiata alla tua testolina. Ci farò un pensiero. Ok, abbiamo finito con le domande. Grazie per il tuo tempo. Allora aspetterò il momento del nostro prossimo incontro. Qualcuno di voi ha capito di che cosa stesse parlando quel tipo? No, non penso. Abbiamo parlato con tutti e quattro leader della famiglia, ma... sicuramente sappiamo qualcosa in più sulla famiglia, no? Non saprei. Ancora non sappiamo quasi niente sul capo. E questo è il problema. Che sappiamo del suo braccio destro? Lui potrebbe conoscere il segreto. Intendi Mr. Chi è? Diceva di conoscere Papa Padrino da più di 555 anni. Probabilmente era quello con cui Papa Padrino si confidava. Perché non torniamo sul luogo del nostro ultimo scontro con Mr. Chi è? Buona idea. Certo. Perfetto, andiamo in cima alla torre Papa Padrino. Stavolta te l'hanno messa chiara chiara, eh? Andiamo alla torre Papa Padrino. Quindi, piano 555. Go, 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 Godofaza. Go, 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 555. Sì, era un gioco di parole che in giapponese rende molto meglio. Ma molto, molto. Ah, stavolta poi c'è anche la navigazione attivata. Che sta a fa? Sta dentro l'ufficio? Non dirmi che vorrà affrontarci un'altra volta. Beh, eccoci qua. Vediamo se riusciamo a trovare indizi sul segreto del Papa Padrino.
Qui non c'è nessun indizio. Gli altri leader erano all'oscuro di tutto, solo il braccio destro del Papa Padrino. Solo Mr. Chia avrebbe potuto saperlo. E forse ne hanno parlato proprio qui. Ma ormai non c'è rimasto più nessuno a rivelarci tutto. Forse la stanza potrebbe dirci qualcosa? I muri avranno pure le orecchie, ma non so se hanno una bocca. Tutto è possibile col potere degli yokai. Servirebbe uno yokai che possa recuperare le memorie di un luogo. Ci sono, conosco lo yokai perfetto per questo lavoro, Aspiricordo. Aspiricordo è un'evoluzione tramite fusione di Tartarcordo. Se usiamo il suo potere potremmo vedere i ricordi di questa stanza. Troviamo Aspiricordo e recuperiamo i ricordi. Ricevuto. Ma ce l'ho già Aspiricordo. Trovato. Sì, esiste. Evoca Aspiricordo, dai. Non perdiamo tempo con inutili dialoghi. Bene, ci siamo. Yeah! Cari, che vi serve? Dunque, sei tu lo yokai che può rievocare i ricordi? Anche i ricordi rinchiusi tra le mura? Ma certo, è molto semplice, tutto ha una memoria. Allora puoi recuperare i ricordi sul passato del Papa Padrino? Sicuramente questi ricordi esistono, questa stanza li contiene tutti. Facciamo riafferrare le preziose memorie che riposano in questa stanza. Bello. Sono cambiato, non è vero? Cosa c'è che non va, capo? Niente di che, mi stavo solo tornando in mente una cosa da tanto tempo fa. Qualche secolo fa. Ero umano, sai? Capisco. Ero solo un semplice ragazzino con tante sogni. Però potevo vedere cose che normalmente gli umani non vedevano. Degli esseri strani. Raccontavo a tutti di loro, per me era così emozionante. Senza dubbio. Ma nessuno mi credeva. Tutti mi vedevano come un tipo losco. E prima che me ne rendessi conto iniziarono a chiamarmi il ragazzo invido. Uaiuno strano. E poi mi abbandonarono. Sto parlando della mia vera famiglia. Cominciai a vagare senza meta, finché non persi tutte le mie forze. E così diventai una di quelle creature bizzarre. Uno yokai. Quindi sei morto. Allora, o è morto o il suo sogno di queste creature di yokai era talmente forte che l'ha fatto diventare uno yokai. Però ha detto ho perso le forze. E credo che si possa tradurre con sono morto. Molto più schietta la cosa. Capo. E sai cosa? Credevo che almeno nello Yokai World sarei stato accettato. Ma persino gli yokai non hanno creduto alla storia dell'UFO. Persino nello Yokai World era emarginato. Ma c'è anche chi ti ha creduto, capo. Sì, è vero. Non tutti è andato per il verso sbagliato. Ma adesso ho trovato una nuova famiglia. Voi! Mister, chi è? Hai mai sentito parlare del continente leggendario? Il continente leggendario? È un continente che dicono si trova tra il mondo umano e lo Yokai World. Si dice che lì si trova un enorme tesoro dorato. Riesci a crederci? Sì, ci riesco. Anche tu ci credi, capo? Certo, ma non ci credono in molti. Umani e Yokai non riescono a sognare. Non ci sono sogni nei loro mondi. Un mondo senza sogni è noioso, non trovi? Per questo ho creato una famiglia di sognatori. Insieme ricostruiremo lo Yokai World e troveremo il continente leggendario. Beh, se qualcuno può trovarlo, quello sei tu, capo. Tu mi hai salvato. Quindi farò tutto il possibile per trovarlo fino alla fine. So che lo farai, ci conto. In effetti, il Papa Padrino alla fine è arrivato nel continente perduto. Chissà se non ci sia arrivato. Chissà che non ci sia arrivato proprio grazie a Mr. Kie. Quindi, tanto tempo fa, il Papa Padrino era solo un ragazzino curioso. Tutti gli yokai una volta erano o oggetti o persone. Se fosse vissuto in altri tempi, avrebbe potuto fare amicizia con altri sognatori come lui. Tipo l'era dei sognatori intorno
al 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, poi dopo 1700, 1800, poi inizieranno ad essere molto diversi i tempi. Sarebbe stato bello. E questo continente leggendario deve trattarsi del continente Perdù. Immagino che voi lo conosciate già. Sì, lo conosciamo. E se non ci fossi mai andato? No, devo per forza esserci andato. O forse no, chi lo sa. Non è che sapreste come portarci lì? Beh, visto che adesso potete vedere gli yokai, non dovrebbe essere un problema. Giusto? Ok, proveremo a portarvi nel continente Perdù. Grandioso, grazie mille, ragazzino. Andiamo nel continente Perdù, allora. Allora, dalla stanza sospetta? Nani? Cioè, loro mi aspettano qui? Pff, vabbè. Entriamo. Incredibile! Chi penserebbe di trovare un posto simile sotto la casa di un ragazzino? È collegato al continente Perdù. Ma certo, sarebbe terribilmente sconveniente se non lo fosse. Forza, andiamo! Meno male. Dunque, questo è il continente dei sogni del Papa Padrino. In realtà abbiamo sfilato un Papa Padrino in versione drago dorato proprio qui. Ok, quindi questo si deve per forza fare dopo aver sconfitto il Papa Padrino. Cosa? Beh, vedete. Che storia interessante. Molto interessante. Le circostanze dell'apparizione dell'UFO suggeriscono che la piramide e persino il continente che per tu siano stati creati dagli alieni. Ok, come la storia che le piramidi sono state create proprio dagli alieni, invece no. Non dico che fossero proprio alieni, ma tutte le prove portano agli alieni. A parte quello, questa storia dello yokai ossessionato con un tesoro mitico, che ha continuato a cercare nonostante lo scetticismo degli altri yokai, è molto toccante, non trovate? E al di là dei suoi metodi, alla fine è riuscito a raggiungere il continente leggendario che tanto sognava. Abbiamo seguito le tracce di tanti misteri, ma probabilmente oggi poggiamo i piedi su questo continente grazie ai suoi sogni. Potrà non aver avuto fiducia negli umani e negli yokai che lo scansavano, ma almeno possiamo continuare a sognare proprio come ha fatto lui. Giusto, ragazzino? Giusto! Eh già. Certo, però ragazzi, che sarebbe bello finire il gioco con questo episodio. Però il boss finale è appunto Terrorizen. Cavoli però. Ogni pietra apre un covo diverso e già fatto. Wow, davvero bella comunque sia. Davvero bella come missione. Bene, Cuge, questo video di Yokai Watch 3 termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e spero che vi sia piaciuto. In descrizione ovviamente trovate i link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!